a casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, 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 rientriamo in diretta. E come abbiamo annunciato, c'è uno straordinario artista che ha accompagnato non solo la mia generazione, ma continua ad accompagnarla, perché è un ragazzo come me, un vintage in questo caso, il grande Bobby Solo. Che onore, ciao, buongiorno, Bobby. Benvenuto. Guarda che meraviglia. Un bacione a tutti, un bacione a tutti, grazie di cuore. Ma Radio Roma, ma sei meraviglioso, ma dove sei? In casa mia, appartamento. Guarda che meraviglia. Beh, mia moglie è molto romantica, allora ha messo tutte le cose di Natale perché è un tesoro. Io sono tipo un po' più alla buona. C'ho tanti cavi dietro, tanti cavi dei microfoni. Quando facevo altre dirette durante il Covid mi chiedevano: ma che ci fai con quei cavi? E perché mi dimentico di averli comprati e poi li ricompro e mi ritrovo pieno dei cavi. Sono incavato. È vero. Però è vera sta cosa, perché succede anche a me. È verissimo. Senti, Roberto, io ti vedo con la chitarra, mi accenni qualcosa, è più forte di me, non ce allora, la faccio. Siccome siamo sotto Natale, mi piacerebbe, sì, perché io aspetto tutti i 12 mesi, a parte che ho non l'influenza, ma un forte raffreddore, domani canto in una grande discoteca, l'Odissea a Treviso, che fa 30 anni di storia, cercherò di cantare perché ho un pochettino di catarro. Potrei essere un presidente del Qatar, però volentieri vi canto un pezzettino di Natale di Elvis, ci riesco, che si chiama White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those trees tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may your Christmas why. Ok. Ah, ma è fantastico. Fantastico. Quando, grazie ragazzi, si dice dalle nostre, Bobby, dalle nostre parti si dice la classe non è acqua, caro. Grazie. Ma Radio Roma, sì, io avevo un amico negli anni 80 che mi voleva un sacco di bene, non so se era lui che era uno dei proprietari, si chiamava, senta, Roberto Petrassi. Adesso non lo forse so, no, ma comunque è stata un una... amico carissimo, aveva la è casa, stata... la villa a Casal Palocco. Allora Bobby, tanto poi mi fa impazzire perché mi racconta delle cose incredibili, e lui veramente è un'enciclopedia vivente. Di è tutto, la mia vita. Tutti. No, certo, la tua vita. E probabilmente è come dici tu, perché è stata la prima... radio locale a nascere in Italia, esatto, in Italia. Quindi la radio locale in Italia è stata prima Radio Roma. Noi veniamo da là, sì, abbiamo anche, sì, noi la nostra radio, che attualmente è sui 104, quindi è storica. Come è storico, ottimo, appunto il tuo passato. Però Bobby, io tante volte mi domando come mai questi ragazzi di adesso escono fuori con i social, ma non fanno la famosa cavetta che ti insegna molto, no? Perché poi questo è un esempio lampante: prendi la chitarra, suoni a secco, come si dice dalle nostre parti, e fai una canzone. Ecco, quanto è importante, lo vogliamo dire quanto è importante così esibirsi davanti anche a pochissime persone e poi fare il percorso che un artista noto poi fa? Ma io sono stato illuminato dal mio idolo Elvis Presley quando avevo 14 anni, quindi da allora io praticamente ho iniziato a suonicchiare la chitarra. Prima
per circa 20-25 anni facevo solamente la ritmica. E la cosa bella è che nella biografia di Johnny Cash, che era nella stessa casa discografica di Elvis, la Sun Record, Johnny Cash nella sua biografia dice: pochi hanno parlato di Elvis, che era bello, che era forte, che era bravo, che muoveva i fianchi, ma nessuno ha mai parlato del fatto della ritmica che lui creava con la sua chitarra Martin. Aveva una ritmica che permetteva agli altri due o tre strumentisti di fare un ritmo della, incredibile. Quindi questa cosa io ho iniziato facendo ritmo per 20-25 anni, poi ho tentato da autodidatta, perché io non so una nota, ho imparato anche un pochettino degli assoli nel blues, nel rock. Ma giustamente la cosa non è polemica, però queste radio importanti, che non facciamo i nomi, sennò dopo mi denunciano per diffamazione e calunnia, queste radio potenti da 9-10 milioni di ascoltatori passano della musica fatta bene, ma moderna. Quindi io, ragazzino di 13 anni che mi compro una chitarra, sento solo quello. Se queste radio creassero solo 2 ore al giorno, in qualsiasi orario della giornata, dove gli sponsor magari non gli interessa, dove sentissero i Rolling Stone, i Beatles, Bing Crosby, Dean Martin, Bacharach, Elvis Presley, Celentano, Mina, Little Tony, Bobby Solo, tantissima musica di allora, questi ragazzini di 13 anni la prenderebbero non come musica moderna, ma come una base. Perché il mio bambino ultimo, che ha 11 anni, quando va a scuola, ha studiato a 4 anni i Sumeri, gli Egiziani, hanno studiato i Greci. Quindi voglio dire, ascoltare la musica degli anni 40, 50, 60 non va ascoltata perché è famosa e moderna, come scuola. Ma nessuna di queste radio lo fa. Io, se avessi un pigmalione, certo, come insegnamento, come tradizioni, ci mancherebbe. Certo. E se io avessi un pigmalione, ci sono due splendide donzelle, ma non ce l'ho, io aprirei una radio nella quale io farei ascoltare ai ragazzini di 13-14 anni che iniziano con la tastiera, col pianoforte, la musica di questi anni. Non perché voglio che loro la comprino, ma perché questa è la base, e dalla base si costruisce la villa. Questo è quello che penso io. Sono d'accordo con te. La tradizione, le radici non debbono essere dimenticate. Dicevo, Bobby, ci sono due splendide donzelle qui che ti vogliono fare delle domande. Ciao, ragazze. Bobby, ciao. Buongiorno. Intanto per me è un onore e un piacere, insomma, avere la possibilità anche di chiacchierare, no? Certo. Questa mattina abbiamo parlato e si parla tantissimo, chiaramente, anche di tutta la tua storia, del tuo passato e del trascorso, e io non volevo però mettere in secondo piano anche l'uscita di Indiano, quello che è accaduto ad ottobre, giusto, l'ultimo singolo, sì, che è stato, sì, un vero e proprio viaggio, ecco, così l'abbiamo ascoltato, interpretato, quindi volevo capire un po' questo viaggio anche in te, come si è scaturito, come è proseguito e come poi è andato a creare appunto il pezzo. Ma diciamo che io normalmente compongo solamente la musica, non ho mai scritto le parole. L'unica volta che le ho scritte nel 63, quando io ho fatto 3-45 giri con la Ricordi, la Ricordi non vendevo dischi perché non c'era pubblicità, non c'era nulla nel 63, e la Ricordi mi voleva mandare via. Il papà di Mogol, che mi proteggeva, Mariano Rapetti, non voleva che la Ricordi chiudesse il contratto e mi disse: Roberto, che ero Roberto o Bobby, non hai una canzone tua nel cassetto? E io gli ho fatto: forse dietro quella duna, quando spunterà la luna. E lui mi fa: la musica è bella, ma il testo è orribile, lo farà mio figlio Mogol. E così è stato, e grazie a Mogol ho creato questa canzone che ha venduto 12 milioni di copie nel mondo, Giappone, America, Australia, eccetera. Adesso da 5 anni collaboro con un grande amico, un grande giornalista, Carlo Zanetti, che mi vuole un bene dell'anima, è come un fratello più giovane, perché è più giovane di me, e con lui ho già fatto 5 canzoni, delle quali io gli do la musica e la mia voce in un inglese maccheronico, e dopo lui ci mette le parole. Indiano è molto bella, e io gli avevo chiesto anche di farmi fare qualche assoletto di blues, perché in questo momento sto entrando in questa dimensione. Mi sono accorto da 2 anni che, cantando nelle mie serate, oltre le mie canzoni classiche, canzoni di blues di John Lee Hooker, Lightning Hopkins, B.B. King, i giovani la apprezzano parecchio. E gli ho chiesto di fare questo, e poi questo Indiano sembrerebbe che è piaciuto. Ora sta per uscire un altro disco che si chiama Mondo Dove Vai, che parla della guerra, e parla delle guerre, eccetera, eccetera. È molto bello, lo stanno per
per promuovere, e io con Zanetti mi trovo veramente bene, perché è un bravissimo paroliere e sa scrivere i testi. Io so solo quando fare la musica. Quando uscirà il singolo, Bobby, quando uscirà il singolo, magari sarà l'occasione di presentarlo anche qui. C'è Giulia che vuol farti una domanda, perché i tempi televisivi sono stretti purtroppo, grazie, però avremo modo di parlare nuovamente. Allora, intanto anche per me è un onore parlare con un grande della musica, e io però volevo tornare al passato e chiedere un po' il ricordo più bello legato a questa chitarra. Bello. Beh, io di chitarre ne ho parecchie. E la chitarra, il ricordo, è quella prima che mi ha regalato la mia mamma. Io mi ero innamorato di una ragazzina, Betsy McGurn, che a Roma, il papà era giornalista del New York Herald Tribune, a Roma. E lei mi parlava di Elvis, quindi io prima mi tentai di fare il ciuffetto. E dopo lei mi disse, Betsy, c'è il ciuffetto ma non canti, non suoni, non fai niente. Allora mamma mi ha regalato una chitarra Carmelo Catania, una chitarra che oggi costerebbe 250 euro. E io credevo che la chitarra suonava da sola. Io facevo così. Non veniva fuori niente. Allora c'era sotto casa un falegname che mi ha insegnato 4 accordi, quelli poi della lacrima sul viso. E dopo, in estate, andando da mia nonna a Trieste, ho incontrato un maestro in pensione della RAI che mi ha insegnato accordi, qualche accordo jazz. Così è cominciata la mia piccola avventura chitarristica. Che meraviglia, sì. Grazie. Senti, Bobby, noi siamo stretti con i tempi, lo sai, io ti voglio bene e spero, grazie, insomma, di averti nuovamente magari in quando collegamento vuoi. Possiamo chiudere il collegamento magari con una canzone che tu conosci. Io bene dei Beatles, visto che comunque il primo pezzo di Elvis nel 54. Ah, vuoi chiudere con Elvis? Va bene, vai. Vai. Well, that's all right, mama. That's all right to you. That's all right, mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way that you do. Well, mama didn't tell me, pop don't tell me too. Son and gal, you're fooling. Wish he ain't not good to you. Well, that's all right. That's all right. That's all right, that mama. Any way that you do. But I'ma leave this town, baby, leave this town for sure. So you won't be bothered with me hanging round your door. But that's all right, that's all right. That's all right, that mama, any way that you do. I got a deed, I need your loving. That's all right. That's all right, then, mama, any way you do. Bravo! Un applauso dallo studio, grazie Bobby, davvero, grazie, di cuore. Grazie. Ti mando, ciao, un forte abbraccio. Buon Natale. Ciao, grazie. Ciao. Buon Natale, Bobby, grazie. Oh, grazie, grazie, grazie di cuore, davvero. A Bobby è straordinario, è fantastico. Che emozione! Che emozione! Solo a Radio Roma, ragazzi. La classe non è acqua. Possiamo chiudere con l'aforismo, dottoressa? Sì, oggi chiudiamo con l'ex presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, sì, perché diceva: gli italiani guadagnano netto, ma vivono lordo, ed aveva proprio ragione. Vero, bravi anche a voi. Oggi è stato un applauso. Piacere. A domani, ciao, grazie. Ciao. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella.